uno scrittore molto particolare, Chef Rubio, chef ma non solo, lo incontriamo oggi a Terza Pagina e poi una mostra sul Dalì, illustratore di Dante. La fotografia, da quando ho 9-10 anni con le prime usa e getta, poi dopo anni di dimenticatoio ho ripreso in mano con le reflex digitali giusto per scoprire il fantastico mondo del digitale che ti permette e ci permette a tutti di poter essere fotografi per un giorno o in ogni istante. Ho sempre fotografato anche solo con lo sguardo, senza bisogno della macchinetta, non c'è bisogno della macchinetta per fotografare. Abbiamo deciso di raccontare una parte dei tanti viaggi in cui mi sono portato le mie macchinette. Fotografare per me è restituire quello che è stato il momento di un qualcosa che mi ha colpito, e quindi è una sorta di restituzione di qualcosa che ho già vissuto, che era più per restituirlo a qualcuno che non era stato con me in quel momento. Quando viaggio non cerco dei piatti o dei cibi in particolare, sono loro che si palesano quando è giusto che li incontri, quindi spesso mi colpiscono quelli più semplici, quelli insomma sul ciglio della strada, che possono sembrare sporchi, brutti e cattivi, ma in verità sono la quintessenza del gusto. E ci sono anche piatti estremamente disgustosi all'apparenza, ma che purtroppo sono buoni pure loro. Gli insetti non hanno nulla di diverso da scampi, gamberi, granchi, mazzancolle, sono la stessa cosa, solo che stanno sotto il mare, quindi insomma facciamo tutti, poi ci spendiamo pure un sacco di soldi, che mi sembra, in crudi da scampi, là costano pure 2 lire, quindi insomma. Buoni, quindi insomma. Molto buoni. Okay. Don't stop me. Il 15 marzo del 44 a.C. muore assassinato Giulio Cesare, console, generale romano, stratega e politico finissimo, ma anche scrittore che ci ha lasciato opere di grande rigore e nitidezza formale, su tutte il famosissimo De Bello Gallico. Il genio di Dalì è il titolo di una mostra presso Villa Ghirlanda Silva a Cinisello Balsamo, in corso fino al 30 giugno. L'esposizione propone al pubblico un percorso nell'opera del maestro attraverso 100 xilografie a colori create attorno alla metà del secolo scorso e che hanno come tema la Divina Commedia di Dante Alighieri. Il pittore, scultore, scrittore, fotografo e cineasta realizzò queste opere immergendosi totalmente nel capolavoro dell'Alighieri, restituendone in una lettura assolutamente personale la poetica e traducendo in immagini spiazzanti e sorprendenti tutti e tre i regni ultramondani.